In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, mercoledì 7 di luglio, settimo giorno della devozione al preziosissimo sangue. Poi il 7, come ben sappiamo, è un numero particolare, per cui il settimo giorno del settimo mese. E penso che oggi abbia una valenza maggiore rispetto agli altri. Il 7, come ben sappiamo, è un numero particolare nella Bibbia, di conseguenza prendiamone spunto e nel momento appunto che noi facciamo riferimento a questo massimo attributo del Signore, ovvero il preziosissimo sangue, ricordiamoci di mettere tutte le persone che più ne hanno bisogno. Il Vangelo di oggi è un Vangelo che probabilmente tutti conosciamo, tutti abbiamo visto, è una enumerazione di quelli che sono i discepoli o gli apostoli, perché in questo caso il Vangelo ci mette davanti a tutte e due le connotazioni. E la cosa che può essere interessante da un certo punto di vista è la parte finale: non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Ecco, qui vediamo appunto una narrazione che ci fa capire che l'evangelizzazione in primis per queste persone appena formate doveva essere relativo solo ed esclusivamente ad un contesto limitato. Quindi non potevano agire, sebbene avessero avuto tutti i poteri del caso, ma non potevano agire, non potevano andare oltre. È solo con l'azione dello Spirito Santo che queste persone diventano veramente degli apostoli di Dio e dei discepoli, di modo che loro possono andare non solo a evangelizzare, ma a donare la propria vita. Ecco, e oggi come siamo rapportati noi a questa situazione? Cosa siamo noi? Discepoli timidi che non possono andare più in là del loro naso? O siamo apostoli del Signore che vanno davanti a tutto e tutti e chiunque e dire le cose come stanno veramente? Ecco, secondo me il Vangelo di oggi ci mette davanti a questa triste realtà. Una realtà che a mio avviso ha quella connotazione in cui non abbiamo più la capacità di essere evangelizzatori. Siamo delle persone che pensiamo, in virtù del fatto che andiamo a messa o perché crediamo in Cristo, di poter dire la nostra, ma non più in là di quello che è la nostra coscienza. La nostra coscienza non ci spinge a dire di più di quello che probabilmente il nostro pudore ci vieta, perché molti di noi hanno quel senso della paura che di poter essere giudicati se noi dovessimo giudicare o più o meno non giudicare, ma essere delle persone che hanno un'opinione su una situazione, un'opinione che fa parte della correzione. Ecco, se noi non abbiamo quella coscienza di poter dire la nostra opinione sempre in merito a quello che è rispetto al Vangelo, ecco, noi siamo dei discepoli timidi, delle persone che non vanno più in là del loro naso. Non avremo mai la forza dello spirito per andare avanti, saremo delle persone misere che non hanno la capacità di saper capire, comprendere che cosa sia anche e solo il battesimo. Il battesimo è quel momento, quella virtù in cui Dio dà un pezzo di sé e lo dona a noi. Quel pezzo di sé dimora in noi sempre e comunque, anche quando la nostra azione è più bassa di ogni altra azione. Ed è per questo che forse negli eventi di questi giorni, oggi siamo appunto al 7 di luglio del 2021,
Ieri abbiamo celebrato la festa di Santa Maria Goretti, colei che è stata la virtù in persona, colei che ha donato la sua vita pur di non cadere nelle mani del suo violentatore o di colui che voleva usare il suo corpo. E l'ultima frase che lei disse fu appunto: a Dio questo non piace. Ecco, il giorno prima è morta una persona che molto celebre, molto importante nel panorama artistico italiano, che appunto cantava che fare l'amore, soprattutto da un certo punto di vista geografico in giù, aveva una connotazione molto bella. Ecco, a prescindere dal fatto che poi sarà Dio a giudicare le persone, sarà Dio comunque a dire l'ultima parola, e noi pensiamo sempre che la misericordia vinca sempre sul giudizio, e pensiamo che anche quella persona che in qualche maniera, che poi ha fatto anche delle osanna al demonio, che quella persona poi per il tanto bene che ha fatto al pubblico italiano possa essere stata così miracolata e si sia salvata. Magari sicuramente pagherà i suoi debiti al purgatorio, però mi auguro che quella persona si sia sbagliata e si sia resa conto di aver sbagliato. Ecco, però, se il mondo osanna certe situazioni di certe persone che comunque hanno creato un messaggio sbagliato, la Chiesa in qualche maniera ha osannato il giorno dopo una persona che ha dato un messaggio forte. Sta a noi scegliere dove stare e come stare, sta a noi a scegliere comunque se dire alle persone: attenzione, per quanto una persona possa essere brava, perché nessuno toglie i meriti personali che possano esserci stati a un artista che comunque, anche se ha dato un messaggio sbagliato, ha sicuramente avuto dei meriti, e dire le cose come stiano. Quindi noi oggi, come ieri, come l'altro ieri, possiamo dire: noi stiamo dalla parte di Santa Maria Goretti perché ha dato un messaggio buono. E in quel momento noi non stiamo solo evangelizzando in nome di Gesù Cristo, ma anche dello Spirito Santo. Ed è lì che il mondo si salva appunto per questa volontà di essere in Dio sempre e comunque, sicuramente disprezzati dagli uomini, ma apprezzati da Dio. Se lo dato Gesù Cristo. La.